L'accordo del Brugneto e dei rifiuti è un accordo molto particolare, nel senso che mettere sullo stesso piano e barattare 10.000 tonnellate di rifiuti dalla Liguria con una negoziazione dell'acqua del Brugneto, quindi mescolando rifiuti e carenza idrica come se fossero dipendenti l'uno dall'altro, è un'operazione molto scorretta che crea confusione nei cittadini e assolutamente disinformazione. Chiariamo bene che si tratta di due operazioni totalmente diverse, che sono state mescolate appositamente, noi pensiamo per motivi squisitamente politici interni sia al PD che alla gestione di IREN, che guarda caso è proprio la Multiutility che gestisce sia i rifiuti in Emilia e in Liguria, ma che guarda caso è anche proprietaria di Mediterranea Acqua, che è la società che gestisce l'acqua del Brugneto. Adesso si è deciso di negoziare politicamente un'ulteriore aggiunta di 600.000 litri di acqua dal Brugneto in 4 giorni che va a aiutare, diciamo, la situazione stressata che c'era prima che piovesse adesso dei campi della provincia di Piacenza, ma si è voluto dire che questa era un po' un out des a fronte del fatto che abbiamo ricevuto questi camion di rifiuti, queste 200 tonnellate al giorno per 7 camion, 10.000 tonnellate per i prossimi 50 giorni. In realtà noi lo chiariamo, sono due operazioni completamente diverse. L'operazione dei rifiuti secondo noi era un'operazione assolutamente da rifiutare perché è scorretta ed ingiusta per diversi motivi, un'operazione che tra l'altro Parma ha giustamente, il sindaco di Parma, rifiutato. Per quanto riguarda invece la questione del Brugneto, noi diciamo che la strada maestra è un'altra, cioè da anni servono degli accordi non solo politici ma anche giuridici per rinegoziare totalmente quello che è il disciplinare della diga del Brugneto, verificando quelle che sono le attuali esigenze d'acqua della Liguria, che è notevolmente diminuita rispetto agli anni 50 e 60, e tenendo noi tutta l'acqua che non serve alla Liguria per quanto riguarda le sue esigenze idropotabili che vengono ovviamente prima, bisogna deviarla verso la provincia di Piacenza per utilizzarla. Nel 2014 è scaduta la concessione per la produzione di energia idroelettrica, non si è fatto nulla. Non possiamo accontentarci di un accordo di 600.000 litri in 4 giorni, metri cubi, anzi in 4 giorni, non è nulla rispetto invece a un accordo giuridico per un nuovo disciplinare che deve risolvere invece i problemi. Quindi teniamoli distinti questi due argomenti, non facciamoci del male mettendoli insieme parlando di una solidarietà che in questo caso non esiste.